Ministro Vandor, l'abbiamo già presentato a tutti, ufficialmente la ringraziamo per questa nuova donazione. Non so, noi siamo molto emozionati, lei con la sua ironia ci dice che è contento lei, invece siamo contenti noi. Sono molto felice di essere qui, di avere fatto questa donazione, che è una piccola cosa rispetto ad altre, ma ad altre già esistenti qui, voglio dire, cito il mio maestro Petrassi, il mio amico De Pablo, e quindi è tutto quello che posso dire, di essere molto contento di esserci. Grazie. La figura, la biografia del maestro Vandor, che è molto sfaccettata, articolata, ricca di esperienze che non comune anche per i colleghi compositori della sua generazione, proprio per alcune particolarità di indagine che sono state accennate prima. Partiamo dall'inizio, un breve excursus biografico per raccontare appunto l'integralità di una vicenda artistica. Il maestro Vandor nasce a Pécs in Ungheria nell'ottobre del 1932. Col cognome Weiss, che il padre cambia, muta, decide Perché il di. cognome Weiss è un cognome ebraico. Sì. Vandor nel 1935. La famiglia si trasferisce in Italia nel 1938, se non sbaglio, e inizia lo studio del violino e a 8 anni quello del pianoforte, successivamente della composizione. Perché non sopportavo il Coincide tutto. gracchiare del violino all'inizio, insomma. Beh, mio padre suonava un po' il violino e volevo anch'io suonare il violino. La sua formazione musicale si integra con l'avvicinamento al jazz. Il maestro diventa molto precocemente, tra i 16 e i 22 anni, uno dei più stimati sassofonisti italiani che assieme ad altri solisti furono i precursori dell'inizio della diffusione del jazz in Italia, credo sin dal 1949. Poco più degli anni 50, no? Sì. Quindi eravate veramente i pionieri Sì, sì. a questo livello, diciamo, a un livello Certo. importante. E nella formazione che venne denominata Roman New Orleans Jazz Band. Riprende successivamente lo studio della composizione dapprima con Guido Turchi, poi con il maestro Goffredo Petrassi al Conservatorio di Santa Cecilia, dove consegue il diploma nel 1959. La formazione musicale si arricchisce con la conoscenza di Max Deutsch a Parigi, l'allievo di Schoenberg, che ha avuto un ruolo essenziale in quegli anni per trasmettere la teoria seriale alla nuova generazione dei compositori della neoavanguardia. Hanno frequentato Max Deutsch, anche il maestro Luis de Pablo, Silvano Bussotti, tra altri, ma molti altri, immagino. Ed era un tipaccio, Era un tipaccio. sì, obbligava i suoi studenti, Max Deutsch, una volta alla settimana a venire a sentire quello che lui diceva dei quartetti di Beethoven, ma con la moglie o l'amica o la compagna. Assolutamente lei doveva esserci. Noi non abbiamo mai capito perché, ma insomma. E a Parigi anche frequenta la classe di Olivier Messiaen come uditore. Rientrando in Italia, perfeziona ulteriormente corsi di composizione, questa volta non al Conservatorio ma all'Accademia di Santa Cecilia, sempre con il maestro Petrassi, che intanto aveva assunto la cattedra dei corsi di perfezionamento di Santa Cecilia. Iniziano le prime esperienze compositive. Nello stesso anno, 62, vince il primo premio nella sezione di musica da camera del concorso internazionale di composizione della Società Italiana di Musica Contemporanea, la SIMC, con un quartetto per archi, con cui inizia la collaborazione con la nostra casa editrice. C'era un
tanto carino, il segretario della Società Italiana di Musica Contemporanea. Allora si chiamava Gianfranco Maselli, Sì, è un compositore, che era un compositore Topolino. che io conoscevo e lo incontro al corso a Roma e mi dice: cosa stai facendo? Ero ancora studente, finivo insomma gli studi di perfezionamento. Dico: ma sto scrivendo un quartetto per archi, perché non lo finisci, non lo mandi al concorso? Dico: ma no, no, è lui che ha insistito e grazie a lui io l'ho mandato e con mia grande sorpresa ho vinto il primo premio, insomma. Inaspettatamente. E in questo periodo ci sono altri riconoscimenti all'interno di concorsi di composizione a livello internazionale, una composizione Canti Sacri, allo stesso concorso viene, se Due anni ottiene il primo, dopo, sì. 2 anni dopo lo stesso concorso, successivamente ottiene il primo premio, no, il No, secondo, no, 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 no. viene segnalata la Il primo era competizione. Ligeti, il Primo di secondo Ligeti, secondo Kagan Maurizio e Kagan. poi io, sì. L'anno precedente Moti per orchestra ottenevano il secondo premio, il primo non si è assegnato, al concorso internazionale dell'Associazione Italiana per l'Educazione Musicale. Inizia parallelamente l'avvicinamento anche alla musica per il cinema. Beh, avvicinamento, Ha una. ho fatto qualche musica da film per guadagnare, insomma, Sì, però. però mi è andata male perché erano tutti film intellettuali, non hanno fatto una lira. Però rispetto a altre composizioni della sua generazione che si sono avvicinate al cinema, in effetti la filmografia c'è anche qualche tentativo di film commerciale. Come no, come no? Però Beh, lo facevo per guadagnare, la si sua capisce. filmografia si distingue per la collaborazione con registi e pellicole importanti, ne ricordiamo qualcuno, tanto la collaborazione con Nello Risi, Andremo in città, Diario di una schizofrenica. Dove tu lavorerai su quel materiale lì, sugli Su esercizi, esercizi. credo. Quindi c'era anche una trasmigrazione nei Sì. casi dove il cinema d'autore poteva permetterlo del linguaggio, diciamo, non applicato, non Colto. funzionale. Ed è interessante questo aspetto, insomma, bisogna forse anche saperlo ricordare. Lavora con Gillo Questi, che è stato, è tuttora nei cinefili un regista culto, anche se ha fatto pochi film nella sua vita proprio perché i produttori a un certo punto lo allontanavano determinate idee. Uno di questi film è un film western, il cui titolo Se sei vivo, Se spara. sei vivo spara. Ma erano quelle, anno 1967, quindi erano quelle pellicole legate al cinema western, un po' alla Sergio Leone, dove c'erano delle metafore anche di tipo sociale all'interno, insomma, erano anni di vicinanza 68, insomma, si respirava anche questo clima. Ricordiamo anche i giorni contati di Lio Petri. Antonio Amino. E dopo, sì, ma prima anche Giurlini, hai collaborato anche con, Sì. seduto alla sua destra di Valerio Giurlini, insomma. E poi non l'ultimissimo lavoro per il cinema, Professione Reporter di Michelangelo Antonioni. Beh, un pezzettino lì, sì. Però, Ma insomma. la cosa divertente è che con questi si erano messi insieme tre registi, il regista che appariva al film il nome era Giulio Montesti, in realtà era Giulio Questi, Elio Petri Giuliano e Montaldo, Montaldo, bravo, sì, ecco. pseudonimo, per fare un Per film fare un film di. di cassetta, allora era molto, molto osé, Il titolo era Nudi per il titolo era vivere. Nudi per vivere. E mi hanno chiesto: tu con che nome vuoi apparire? Io ho detto: beh, lo faccio per soldi col mio nome, non c'è niente di male. E quindi l'unico nome vero è il mio lì. Allora il film è uscito, allora era l'epoca in cui c'erano dei pretori molto, molto ligi alla morale pubblica, quella che allora si intendeva per C'era morale la pubblica, censura c'era una cinematografica. censura e così via. E quindi il film uscì,
un pomeriggio alle 3, c'era un pretore a vedere il film e lo bloccò subito. Quindi non ha fatto nessun, neanche un centesimo. Il produttore, che era il papà della moglie di Petri, andò anche in prigione per qualche giorno. Invece, scusami, Sì. visto che insomma, si sta ricordando questa attività, lì c'è una sceneggiatura di un Sì, documentario è del l'unico che l'ho 60. appreso ora, perché mi ero studiato un po' la Di quello filmografia, non si trovano di quello tracce, non vero? sapevo, non avevo tracce Infatti, neanche. infatti Adesso ho anch'io non ne preso so. nota Questo del Canti della documentario, memoria, Canti della ricordo della memoria. distruzione di Alberto Caldana, Sì. 1960, Sì, che è sì, la tua sì. prima, no? Ecco, Collaborazione, a aspetto. parte che ha lavorato con Piccioni per Beh, l'orchestrazione. facevo quello che oggi non si può più dire, ma si diceva il negro, ghostwriter. Però le parti venivano realizzate nello studio, le davano i musicisti. Beh, no, c'era un'organizzazione che tirava fuori le parti Sì. dalla partitura. Si Dopodiché si chiamava buttava tutto. Salone, non so che fine facessero le parti. Delle singole Non ce ne parti sono dell'orchestra, tracce. ma io lavoravo, Storicamente. finivo di lavorare la notte, mettevo fuori dalla porta sotto lo zerbino la partitura, perché lui veniva all'alba, aveva il suo gruppo di Si copisti, chiamava perché Salone, l'ho Salone. conosciuto, Ah sì, sì. Salone, certo, lui era il capo di questo gruppo. Me lo ricordo. Ah, ecco, vede, perché lei ha suonato. Io suonavo nell'orchestra a Roma, sì, Ah, beh, violino e vede sonante. allora, eh. Quando in Italia si affermano parallelamente alla tradizione di musica colta scritta anche i gruppi di improvvisazione che si rifacevano a un ideale di musica informale, il maestro Vanni collabora essenzialmente con i due gruppi egemoni a Roma che sviluppano questa modalità questa modalità di esecuzione, musica elettronica viva. Che era raggruppato attorno ad alcuni compositori americani che erano diventati stanziali in Italia, Certo. Friedrich Rejewski, Alvin Karran Sì. principalmente, Richard Richard Teitelbaum, e hai anche delle collaborazioni un pochino più sporadiche con lo stesso gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, cioè quello di No, beh, quando è Evangelisti. stato formato da Franco Evangelisti. Il maestro Vando parte per gli Stati Uniti dopo aver vinto un ultimo premio, il premio Taormina con Dance Music. La partitura l'abbiamo esposta sul tavolo, una musica per un balletto immaginario, però dopo è stato realizzato molto dopo. Beh, posso raccontare Eh una storia? sì. Bisognava presentare il pezzo e dire qualche cosa. Veramente io non sapevo che cosa dire del pezzo che avevo scritto. Allora ho inventato questa storia che me l'aveva commissionato un balletto in California, mi pare in California, che poi, di cui non si fece nulla. Chi ha creduto a questa storia fu invece Silvano Bussotti, quando era Direttore artistico alla Fenice, alla Fenice, probabilmente. e ne ha fatto un balletto e lui era contentissimo. Beh, quindi questa è la storia del balletto, sì. Premio Taormina, ed era un bel premio, allora era 1 milione di lire per la musica sinfonica e poco meno per la musica da camera. Per la musica sinfonica, appunto, era 1 milione, avevo vinto 1 milione di lire. Beh, io abitavo a Los Angeles all'epoca e insomma, fu mio padre a combattere con la regione Sicilia, cioè col presidente del Festival Taormina, per ottenere questo milione. È riuscito a farlo, ma dopo un po' più di un anno. Ecco. Mentre poi me l'ha raccontato lui, Sciarrino ha vinto il premio per la musica da camera e alla fine, Sciarrino è di la Sicilia proprio. Applausi, viene fuori il presidente della regione, tutto quanto, e gli danno la busta. Il pubblico immagina che naturalmente c'è l'assegno della vincita. Dentro lui va dietro le quinte, apre la busta, è vuota.
Beh, perché non avevano soldi, e solo dopo. Solo è sempre stato così, tutto si ripete. Ora come allora. Esatto. Gli Stati Uniti segnano il momento dell'avvicinamento a livello di studio dell'etnomusicologia all'Università di California di Los Angeles, e intraprendendo appunto una ricerca sulla musica del buddismo tibetano presso le comunità monastiche rifugiate nel Nepal e nell'India del Nord. Ricerca i cui risultati verranno condensati nel suo libro La musique du buddhisme tibetain, pubblicato da Boucher Chastel a Parigi nella collana Le traditions musicales. Mi ero avvicinato a questa tradizione musicale proprio perché non si spiegavano le modalità. Non capivo, e nessuno sapeva come funzionava la musica strumentale dei monasteri tibetani. Non si capiva. Se qualcuno di voi per caso ha ascoltato o gli è capitato di sentire questa musica, si sarà chiesto come è possibile, perché sembra una enorme cacofonia, tutti fanno quello che vogliono, sembra. Non è possibile, naturalmente, ogni musica ha una legge che la sostiene, una legge musicale, insomma, di struttura. E a me interessava come era fatta, da compositore in realtà, come era fatta questa musica. E quindi sono andato sul campo, come si dice, e ho appreso, in due parole, insomma, ho appreso, credo di aver appreso come funzionasse questa musica, insomma. Quando, che so io, i piatti suonavano, il tamburo doveva entrare. È un esempio inventato adesso, ma così, insomma, tutti i rapporti che c'erano fra i vari strumenti, i patterns dei vari strumenti, insomma, cambiava nome. Adesso non posso entrare in particolari, naturalmente, ma insomma, credo di avere scoperto, ed in questo libro ne parlo appunto e dico come viene eseguita questa musica, ecco. È fatta da un compositore, tant'è vero che i musicologi mancava a loro qualche cosa, insomma, in questo libro, mentre invece ho ricevuto i complimenti di Stockhausen e di Kag, li ricordo ancora, perché a loro interessava molto, beh, loro erano alla ricerca di cose nuove sempre, no? Stockhausen in particolare, verso l'Oriente, sì, appunto, ecco, quindi. E sono stato lì a due riprese, una nel Nepal la prima volta e un'altra, una seconda volta un anno o due dopo nell'India del Nord, dove era rifugiato il Dalai Lama, ecco. Nell'altra sala potremo vedere tutti i quaderni di appunti, ce ne sono quasi una decina, del lavoro fatto sul campo di probabilmente mentre anche ascoltavi le cerimonie, mentre mi dicevano, mentre si svolgevano, dicevano. Le cose. Sì, sì. E l'interesse per la musicologia si applica successivamente creando alcune istituzioni, contribuendo, cioè lavorando e poi contribuendo a creare alcune istituzioni di studio europee dedicate a questa disciplina. Dal 74 all'83 è vice direttore prima, poi direttore a partire dal 77, succedendo ad Alain Danielou, dell'International Institute for Comparative Music Studies and Documentation di Berlino Ovest, allora dirigendo appunto la collana di dischi di musiche tradizionali dell'UNESCO. Negli anni successivi fonda la Scuola Interculturale di Musica dell'Istituto di Studi Musicali Comparati a Venezia, alla Fondazione Cini, e insegna etnomusicologia all'Università Ca' Foscari della stessa città ed è visiting professor all'Università del Michigan di Ann Arbor, e vicepresidente della Società Italiana di Etnomusicologia. Dopo essersi dimesso nell'83 dall'Istituto di Berlino, inizia a dedicarsi d'ora in avanti interamente alla composizione.
con esecuzione nei principali Ho festival cominciato ad insegnare. e ad insegnare parallelamente esecuzioni come compositore nei principali festival italiani ed europei, iniziando ad insegnare prima al Conservatorio di Bologna, poi al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Di questo periodo, e così concludo, diciamo, oltre grande lavoro sulla musica da camera, si possono ricordare almeno cinque grandi lavori orchestrali o concertistici o sinfonico-corali, che sono tra i massimi esempi della musica italiana del secondo Novecento. Cronache per coro orchestra su testi della Bibbia e dal libro delle Cronache, Cronache 2 passaggi. Per soli, soprano, contralto tenore, basso, coro orchestra su testi di William Blake, Bachot, della Bibbia, eccetera. Il concerto per violoncello orchestra scritto per il grande violoncellista Sigurd Palm. Le fantasie per pianoforte orchestra che furono interpretate alla RAI di Milano, se non sbaglio, da Giuseppe Scotese. Offrande per orchestra, la cui prima versione fu diretta dal maestro Giuseppe Sinopoli al Manna Auditorium di Tel Aviv nel 1993, e una seconda versione riveduta è stata eseguita nel 2014 dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino all'interno della rassegna RAI Nuova Musica. E Offrande 2, Diretta da Fabio diretta da Maestri, bravissimo Fabio Maestri. bravissimo. E Offrande 2 per soprano, contralto, baritono, percussione, orchestra su testi di Tagori, Bhagavad Gita e anche forse una serie di testi che tu avevi assemblato di varia provenienza. Diretta dal maestro Zoltán Pesco alla RAI di Roma nel 1993. La produzione del maestro è proseguita. Ci sono stati realizzati recentemente due dischi che sono lì esposti con un gruppo di musica da camera, con Tempo Art Ensemble, che è diventato un po' fiduciario interprete fiduciario della sua musica negli ultimi anni. Questo è un quadro d'assieme un po' sintetico Hai detto tutto, non E forse adesso Daniela ci può interloquire ancora con il maestro per Il maestro inquadrare. sta lavorando, mi raccontava quando ci Sì. siamo incontrati poc'anzi che sta Sì. Sta preparando lavorando per il campus. per il Bravo campus. maestro. Ecco, allora parliamo dell'oggi, perché io lo so, poi agli artisti, ai musicisti sta a cuore il loro lavoro attuale, quello che si sta facendo in questo momento. E che cosa sta preparando Un il quartetto maestro? con clarinetto, Ah, un quartetto con cioè clarinetto. verrà eseguito l'anno prossimo. clarinetto, violino, violoncello, pianoforte. È lo stesso organico del Quindi un clavier concerto. quartetto, perché No? c'è il pianoforte, Clarinetto. o è un quartetto No, è lo d'archi? stesso organico del quartier pour la fin du temps Ah, noi siamo. di Messiaen. Sì. Vorrei raccontare, insomma, intanto sono molto felice che il campus, Elisa e tutto lo staff abbiano pensato di coinvolgermi in questa mattinata di incontro con il maestro Vandor, perché ho potuto rivederlo dopo molti anni, come gli ho detto quando sono giunta, quando è arrivato, perché c'era stato un periodo di frequentazione romana un po' di tempo fa, quando ancora il maestro era residente a Roma. E la circostanza allora, la mediazione, l'incontro avvenne grazie all'amica comune Livia Mazzanti, organista per la quale il maestro, ed erano queste 12 variazioni per organo, nate credo anche dalla fascinazione, io la reputo tale perché anche su di me esercitò un grande. Così mi piacquero moltissimo l'interpretazione delle variazioni schoenbergiane che Livia aveva curato anche in un'edizione discografica, questa organista della quale vi stavo parlando. Insomma, avevo modo di incontrarci e di conoscerci. Erano anni in cui io avevo anche insegnavo, quindi avevo occasione, insomma, insegnavo la storia della musica contemporanea alla facoltà
Facoltà di Scienze Umanistiche, e ricordo adesso l'anno quale fosse, 8, 7, 9, qui veramente c'è da lavorare in questo archivio, in questo fondo Wandor per mettere a posto le date e le cronologie. Mi ricordo venisti a parlare a Sapienza ai miei studenti perché era l'anno in cui avevo proposto come corso, un corso appunto intitolato al grande tema dell'incontro tra Occidente e Oriente, il fatto di poter portare gli artisti all'università mi sembrava un fatto necessario, istruttivo, e il maestro Wandor venne a raccontare questa sua esperienza davvero così speciale come è stata illustrata poc'anzi da Gabriele, insomma un compositore che ha avuto però anche un forte slancio di studio, di lavoro, di conoscenza di cose distanti. E ci tengo a sottolinearlo perché il fondo del maestro si aggiunge ad altri importanti fondi che qui sono presenti e che fanno di questa istituzione davvero un centro di ricerche, di studi futuri per la scrittura o la riscrittura, comunque sia, della storia della musica di un pezzo rilevante del XX secolo. Quindi indubbiamente è da salutare con soddisfazione questa cessione perché, come è facile immaginare, avere qui una documentazione così ricca agevola in qualche modo l'accesso, la possibilità di lavorare sulle carte, di ripensare la storia delle composizioni che hanno fatto l'itinerario di un artista. È anche importante, a mio giudizio, che le carte del maestro Wandor siano qui per un problema di territorialità. Mi permetto di dire questo, perché tutto sommato sappiamo quanto è un problema diffuso, ricorrente, insomma, ciò che un artista accumula nel corso della sua esistenza, insomma, in qualche modo deve avere una destinazione, deve essere collocato in qualche luogo che ne consenta l'accesso. Talvolta diciamo così, il sottrarre carte e documenti ai luoghi dove queste cose sono state prodotte, anche come frutto di una serie, no? Di relazioni, di contatti, di esperienze legate ai contesti, rischia di in qualche modo di impoverire ciò che queste carte hanno da raccontarci. Quindi io penso che la vicinanza ad un contesto comunque vicino al luogo di residenza del maestro e al suo lavoro, prima di allievo di composizione di Goffredo Petrassi, come ci è stato già raccontato, e poi l'esperienza maturata negli anni, anche il contatto, per esempio, con un critico musicologo che con Latina e con il Campus ha avuto strettamente a che fare come Mario Bortolotto, no? Certo. Questo non possiamo dimenticarlo. Secondo me questo è un valore aggiunto perché questo campus, la storia che qui in qualche modo si è potuta rappresentare, no? Perché la musica contemporanea è stata una costante nella storia dei festival e di tutta la struttura, insomma. Ha avuto come consulente importante Mario Bortolotto e credo che l'amicizia, la vicinanza, la stima, la considerazione che Bortolotto ha precocissimamente, direi, nutrito nei confronti della musica del maestro Wandor sia stato diciamo così, sia un segnale importante da tenere presente. Poi naturalmente ci sono le esecuzioni più recenti che i festival qui del campus hanno ospitato, ma insomma questa è storia che si continua a scrivere perché abbiamo saputo che nella prossima edizione, credo luglio prossimo, avremo il piacere di ascoltare questa nuova composizione del maestro Wandor.
anche attraverso le differenti, diciamo così, etichette o i tipi, no? Editoriali che sono mutati, si può ricostruire. Poi è tornato da noi, adesso abbiamo rilevato tutto il catalogo. Ecco, adesso tutto il catalogo, sì, delle opere del maestro Vallor è concentrato presso la Suini Zerboni, quindi partiture a stampa. Ma come dicevamo con Tiziana, che scusami, che sono interessanti perché ci sono molte annotazioni su, magari durante le prove, in occasione dell'esecuzione, quindi è un materiale ulteriore di studio che si aggiunge per la comprensione del testo. E dove avete preso questa cosa? Le cose che hai dato. Sì, questa è una cosa interessante. Sono annotate. Le partiture a stampa che il maestro Vallor ha ceduto non sono le partiture a stampa acquistabili presso la Suini Zerboni, ma sono quelle con annotazioni in margine, alcuni autografi. È pericoloso. È pericoloso. No, no, sono piccoli particolari, una sfogliata a qualcuno, togli, sì, i segni di arco, queste cose qua. Beh, quindi prima sfogliavo Offrand, sì, c'è la seconda versione e lì ci sono delle annotazioni a penna rossa che mi sono sembrate annotazioni di un direttore, perché ho avuto un po' l'impressione che poi guardiamo, insomma, io ho un po' sfogliato velocemente. Vi ho detto, non ho ancora avuto occasione, ahimè, e questa è una mia grave colpa, ma insomma, da adesso in poi siamo qua e potremo. Cioè, quindi, insomma, manoscritti, partiture a stampa, naturalmente tutto ciò che riguarda le esecuzioni di queste musiche del maestro, quindi ci sono programmi di sala, locandine, rassegne stampa, mi è stato detto, ma insomma non posso che crederci, cioè vale a dire recensioni e, come vi dicevo e come sappiamo, la carriera del maestro è stata spesso salutata con grande entusiasmo e la critica musicale era di fatto ben più presente di quanto non lo sia oggi, no? Insomma, il dibattito attorno alla nuova musica era molto spesso ospitato proprio sulle pagine dei giornali, perché avveniva in presa diretta con il divenire dei linguaggi e delle cose nuove. Fare in questa circostanza era aggiungere due elementi a questo fondo che forse a Ivan non è capitato magari di conservare, dunque di cedere al campus. Uno è davvero una brochure, un piccolo programmino, diciamo così, che poi lascio qua, perché insomma io l'ho trovato tra le carte che mi sono state donate da un'amica, quindi adesso insomma non vi so fare la storia di questo piccolo pezzo di carta, però mi sembra interessante perché si tratta, l'intestazione è molto, diciamo, eclatante, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, corsi di perfezionamento di studi musicali anno scolastico 1961-62. Dopodiché c'è l'annuncio di dove si svolgerà questo concerto, eccetera, e naturalmente il titolare della classe di perfezionamento è Goffredo Petrassi, quindi insomma poi si gira ed è fatta un po' bizzarra questa cosa, di qua non c'è niente, è vuota, ma ruotando questo piccolo foglio si leggono i nomi e i titoli delle composizioni presentate, perché come si svolgevano questi esami di passaggio dal primo, era biennale il corso di perfezionamento, vero Ivan? Sì, sì. Durava due anni. E quindi eventualmente tre. Eventualmente tre. Gli allievi dovevano quindi, per passare dal primo al secondo anno, affrontare una prova che consisteva nella presentazione di una composizione. Tra esame e saggio. Ecco, era una cosa un po' tra esame e saggio, certo. E poi naturalmente c'erano anche gli esami di diploma, perché al termine di questo biennio naturalmente si conseguiva un titolo di studio, è ancora oggi così, le cose non sono cambiate. E io leggo appunto, allievo esaminando Ivan Vallor, passaggio dal primo al secondo anno, quindi è una cosa che la riguarda, maestro, o che ti riguarda se preferisci tu, e si legge composizione da camera. Cioè il titolo è assolutamente neutro,
quanto di più asettico si possa, gli altri hanno altre intitolazioni. Invece questa composizione da camera, però c'è l'organico, clarinetto, tromba bassa, viola, arpa, marimba e percussione. Ed è lì che venne Mario Bortolotto ad ascoltare. Portato lì da Roberto Calasso. Ah, vedi. Ecco, in quella città. Amici, ed era la prima volta che Bortolotto ti ascoltava. Bortolotto, l'hai conosciuto in quella circostanza. Sì, tra l'altro dirigeva Daniele Paris, quindi un direttore. Hai scritto qua. Sono tutte piccole annotazioni che ci permettono di risalire ad una, diciamo, ad un contesto che era degli anni, inizio anni 60, perché qua la data è 1962, giugno 62. Perché insisto, enfatizzo, un pezzo di carta potrebbe essere, diciamo così, del tutto trascurabile, e invece no, perché poi sono andata a sfogliarmi questo catalogo provvisorio che Tiziana, diligentissima, mi ha mandato, perché ha ordinato le partiture del maestro. E questa composizione da camera non compare con questa intitolazione, non c'è traccia. Allora si mette in moto il discorso, diciamo così, della ricerca e del musicologo. Questa partitura che fine ha fatto? È probabile che se ne trovi traccia o che ne sopravviva una qualche copia in accademia. Già che esiste un archivio degli allievi, ovviamente dei corsi di perfezionamento, ed è probabile che questa tua partitura sia stata conservata. C'è un'altra partitura, quella dei Canti Sacri del 64, mi pare. Che non ricordo come, ma insomma io l'ho detti, o mi è stato chiesto, alla biblioteca, la stessa dell'Accademia. Dove non c'è, ma non c'è traccia. Quindi insomma io non ce l'ho. È del tutto ipotetico, quindi immaginare che si trovi traccia di questa composizione. E poi l'altra cosa che forse può essere più istruttiva, anche di questa non so se il maestro ha memoria, questo tuo contributo in realtà snello, diciamo così, datato Berlino Ovest luglio 1978, che tu hai ceduto alla Michela Moglia quando nel 79 ha preparato questo libro intitolato Autobiografia della musica contemporanea. Che dici? Era la ragazza di Walter Branchi. Contesto romano, ambiente fine anni 70, quindi diciamo che c'erano già 20 anni quasi di storia della neoavanguardia musicale romana alle spalle di questo testo. E la Moglia nella sua premessa dice: io questo libro l'ho pensato per dare finalmente la parola ai compositori. Facciamo parlare i compositori della loro musica. Chiediamo a loro di spiegarci le ragioni, di raccontarci la storia, di illustrarci le motivazioni, il senso, eccetera, eccetera. Evidentemente c'era una qualche forma di insoddisfazione, parliamo della seconda metà degli anni 70, perché se il libro esce nel 79, evidentemente era stato messo in cantiere nella seconda metà degli anni 70. Credo sia stato piuttosto laborioso, perché la Moglia si è rivolta ad una caterva di compositori della generazione, diciamo così, a partire dagli anni 20 in poi. Lei ha fatto una scelta di campo molto, parliamo dell'anno di nascita, quindi 20, 30, qualcuno anche degli anni 40, e quindi Ivan Vandor ci sta a pieno titolo, ma tantissimi: Togni, Maderna, Castiglioni, Baggiani, Donatoni, Clementi, Evangelisti, insomma non ve li leggo tutti, sono tantissimi. Ma insomma, evidentemente questo ridare la parola ai compositori allora voleva essere un gesto in qualche modo di revisione della storia recente, non più affidata a critici, musicologi, insomma a lettori altri, ma dal di dentro della musica. E secondo me il maestro Vandor
ha raccontato delle cose di sé che mi sembrano importanti da mettere a fuoco, almeno come piccolo contributo per la giornata odierna. Comincia così: nel 1958 scrissi un breve pezzo per pianoforte, che è rimasto sempre inedito e pressoché segreto. Dunque immagino che di questo pezzo per pianoforte, segretissimo, non ci siano tracce, non lo so. Però tu qui dici che ho poi in parte inserito nel mio lavoro più recente, melodie, accordi e frammenti, e questo c'è chiaramente. Quella breve composizione, che non ha mai avuto un titolo, sta parlando del pezzo segreto per pianoforte, era basata su di un gruppo di cinque note successive che veniva ripetuto dall'esecutore un numero sufficiente di volte per poter dare al brano un arco dinamico che andasse dal più che pianissimo al forte, eccetera, eccetera. Ma qual è la cosa interessante? Nella parte finale, l'esecutore doveva suonare così piano che inevitabilmente durante la ripetizione delle cinque note, alcuni tasti non sarebbero stati sufficientemente premuti per produrre alcun suono. Dunque, alcune note sarebbero sparite, sarebbero rimaste mute, pur se pensate dall'esecutore. Quando tutte le cinque note sarebbero sparite, l'esecuzione e quindi il brano sarebbe terminato. È solo la premessa, perché qui il maestro ci dice: quella fu la mia prima esperienza di musica basata sulla ripetizione, ripetizione il cui fascino cominciavo a sentire, 1958, ed intendere quale esercizio interiore. Quindi una pratica musicale, un modo di esplorare la musica, ma anche la propria interiorità. Da quel pezzo, poi rielaborato, eccetera, si passa agli esercizi che sono del 64 e ci sono, è lì in mostra, una composizione per 23 strumenti a fiato, quindi una composizione per soli fiati. Anche qui lui ce la segnala, il maestro la segnala, perché evidentemente anche questa esperienza compositiva in qualche modo riprende questo lavoro sulla ripetizione. Questa idea della ripetizione come strumento di ricerca, eccetera, eccetera, gli veniva in realtà non tanto da esperienze musicali circostanti, anche se conosceva, naturalmente lo dice, la Monty Young, quindi un minimalista americano, ma la cosa che era stata più sorprendente su di lui era stata l'esperienza del teatro, ovvero sia dei Mysteries del Living Theatre. E tu dici che grazie a loro, il Living Theatre era in tournée in Italia, parliamo di un'epoca in cui quindi si aveva modo di assistere agli spettacoli di questo gruppo teatrale americano anche Credo in abbiano Italia. vissuto Sono periodo a stati in Roma, Italia, proprio sì, lì, proprio a esatto. Roma, certo. E la loro presenza è stata, diciamo così, ha germinato, ha dato vita a tutta una serie di cose. Tra l'altro anche a questa idea, a questo lavoro sulla ripetizione del maestro. Perché grazie appunto al Living Theatre, il maestro Vandor scoprì una profonda affinità col mondo che andava perlustrando, interrogando col suo lavoro, e che era ben più attraente dal suo punto di vista delle esperienze darmstadtiane, cui peraltro non ho mai Esperienze partecipato. Darmstadtiane. E quindi già no, si comincia a mettere a fuoco una certa costellazione di cose decisive per la formazione dello stile, delle scelte, della poetica del maestro. A proposito di questi esercizi, evidentemente un'opera fondamentale, il maestro Vandor cede la parola a Mario Bortolotto. Dice: c'è un critico che ha spiegato questo mio lavoro come io non sarei in grado di fare, e dunque riporta una lunga citazione da una recensione di Bortolotto. Allora, anche qui un pezzettino ve lo devo leggere. Dice in questa recensione Mario Bortolotto: gli esercizi di Ivan Vandor
adottano non solo un organico noto, i 23 fiati dell'orchestra normale, ma evitano qualsiasi emissione e registro che non siano della più accettata scolasticità. La ritmica, anche se difficile, non supera la barriera del solfeggio conservatoriale, rifiutando le complicazioni irrazionali così care al Kreis di Darmstadt. Si snoda placidamente in questa partitura, è vero, placidamente, sfogliatela e vi accorgerete di come all'inizio la partitura è spoglia, è scarna, poi piano piano si infittisce, si inspessisce, quindi assume una sua corposità, strada facendo. Quindi diceva, si snoda placidamente in questa partitura una serie di formule di semplicità singolare, suoni isolati, accordi, disegni elementari su due o tre note. Si tratta, dice Bortolotto, ciò non di meno, di una scrittura assai acuta, in cui l'errore è quasi fatalmente predisposto, in virtù appunto della sottigliezza con cui sono allestiti i moduli e le loro interazioni. Insomma, scorro sempre questa memoria del maestro Vandor, che praticamente sta raccontando, avete capito, le tappe cruciali del suo percorso compositivo. C'è poi una sosta sulla canzone di addio, già menzionata da Gabriele, eseguita in un festival di nuova consonanza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, quindi storia dei festival di musica contemporanea a Roma, e poi dance music e altre composizioni. Ma la cosa interessante arriva qui, ulteriormente interessante. Dopo la composizione di dance music Wind 485, il mio crescente interesse per le tradizioni musicali non europee, in particolare per quelle del continente asiatico, mi portò, eccetera, eccetera, l'abbiamo saputo, dapprima negli Stati Uniti, poi in Oriente. Ma arriviamo al punto. Mi è stato spesso chiesto, e mi ricordo, Ivan, che te lo chiedemmo anche a Sapienza quando venisti a tenere la tua lezione per gli studenti che erano interessati alla tua musica, e qui evidentemente è stato ricorrente questo quesito. Che rapporto c'è? In che modo hanno interagito queste due anime dell'attività del maestro, cioè la sua attrazione per l'Oriente, i suoi studi sulla musica tibetana e la sua attività compositiva? Insomma, mi è stato spesso chiesto se le tradizioni musicali del continente asiatico abbiano in qualche modo influito sullo stile della mia musica, il quesito ricorrente. E la risposta? Penso di sì, in parte, ma unicamente in quanto vi ho appreso, particolarmente dal Giappone e dal sud-est asiatico, la grande e fondamentale importanza data al suono naturale, a volte anche isolato, di uno strumento, con la conseguente messa in valore che si tratti sia di uno strumento melodico o di una percussione. Tale apprendimento è stato tanto più importante in quanto da noi si veniva facendo esattamente il contrario, con la progressiva denaturazione strumentale e la indifferenziazione delle percussioni. Delle percussioni. Penso tuttavia che anche la mia esperienza di musicista jazz mi abbia predisposto a tale apprendimento, come inoltre mi abbia insegnato l'importanza di alcuni rapporti a reazione tra le varie parti. Insomma, più divertente, ci ha raccontato Ivan, è stata la sua presenza, che è durata però quanti anni, Ivan, fino a che non sei partito per gli Stati Uniti? Con MEV, col gruppo di musica elettronica viva. Credo di sì, non ricordo. Ma però avete fatto anche delle tournée in Europa. Sì. E lì l'esperienza è stata, anche se non ha lasciato tracce, tu ci hai detto, è stata un'esperienza circoscritta al... Qualche disco è stato pubblicato. Sì, no, io dicevo tracce sul suo percorso successivo, no, dicevi poc'anzi
che tu non hai imparato, è stata soltanto un'occasione di partecipazione che ti ha, diciamo così, soddisfatto appieno, perché c'era un clima di vera apertura, di vera libertà, in fondo di ricerca di uno spazio sacro. Sembra assurdo, ma proprio questi musicisti che suonavano le latte del carburante, che usavano strumenti del tutto improbabili. Ivan suonava il suo sax, questo sì, mi pare di era solo Zevsky che aveva preso una lastra di metallo. Ma ne facevano di cose bizzarre, perché c'era un clima di apertura vera. La cosa bizzarra era che quando ci presentavamo sul palcoscenico c'erano quattro americani in jeans e capelli lunghi e io mi presentavo così e la gente non capiva che ci stava a fare quello io, cioè lì in mezzo a loro. Insomma, era un gesto che anche questo evidentemente emblematico, che segnalava un'apertura. Secondo me sì, c'era questa idea. E poi comunque c'era anche l'idea, questo avveniva alla fine delle esibizioni di MEV, il pubblico poteva essere coinvolto nell'improvvisazione, e quindi, diciamo così, l'utopia di tutto questo era coinvolgere nel far musica quante più persone fosse possibile. Questo è tutto da dimostrare. Va bene, ho parlato troppo, scusate. Grazie. Grazie del vostro contributo, grazie maestro. E allora adesso facciamo vedere i suoi lavori al pubblico.